Uomini e donne news, Marco lascia lo studio? Gem, mi sono rotto le scatole. È il nuovo corteggiatore di Gem, Marco ha deciso di uscire dallo studio di Uomini e Donne dopo che ha chiesto di parlare Giorgio Manetti. È stato un momento difficile per la Galgani che improvvisamente non ha capito più nulla e ha seguito l'uomo dietro le quinte per capire cosa gli stesse accadendo. Marco ha espresso alla dama torinese il suo parere per quanto riguarda la sortita di Giorgio a detta sua. Completamente fuori luogo e inappropriata e non ha negato nemmeno di essere decisamente scocciato. Uomini e donne news, Marco lascia lo studio. Per chi segue Uomini e Donne Over. Sa benissimo che attualmente Gemma ha un nuovo corteggiatore che si chiama Marco. La puntata inizia con la messa in onda dell'esterna di Gemma e Marco e una volta tornati in studio i due sembrano molto felici per quello che stanno vivendo insieme per questo periodo. Poi ad un certo punto Giorgio entra in ballo e chiede di dire alcune cose alla Galgani. Viene messa un'altra seduta. Marco guarda dall'altra parte e quando Giorgio tenta di dire qualcosa, lui dice di non voler ascoltare ed esce. Uomini e donne news, Gem segue Marco. Gemma non capisce perché Marco se ne va e lo segue per capire come mai sia andato via. Lui una volta dietro le quinte, le dice che è stufo che ogni volta sia una cosa a tre e che ogni volta si tiri in ballo sempre la storia con Giorgio. Poi rientrano in studio, Marco e Gemma Vagliano. Poi la dama si siede ma è evidente a tutti che sta piangendo. Maria interviene e le chiede se piange per Giorgio o per Marco. La Galgani è molto scossa e anche un po' confusa. La conduttrice cerca di capire cosa vuole fare la dama, che dopo un bel po' dice che vorrebbe sapere cosa voleva dire Giorgio e la parola passa a lui. Però da dietro arriva il benestare di Marco che ora appare indifferente se l'ex di Gemma vuole dire la sua. Ma per quale motivo il Manetti deve sempre metterci lo zampino? Presto vedremo come andrà a finire tra Gemma e Marco a Uomini e Donne.